Sono arrivata in Puglia all'inizio per studiare altro, poi chiaramente avevo molto da sempre la passione dell'arte, ho deciso di iscrivermi in accademia e fare questa esperienza. Adesso sono all'ultimo anno di specialistica di scultura. Rafika, 15 anni fa, è arrivata in Puglia per seguire la sua passione per lo studio e avere quell'autonomia, mantenendo però viva la sua cultura, che in Tunisia, suo paese d'origine, non era così facile avere. E ha trovato nell'arte la sua massima espressione e ora è a Lecce in occasione del progetto Creature di Sabbia per dare un messaggio anche alle altre donne musulmane affinché combattano per i loro diritti. Noi si sa che culturalmente un po' la donna è un po' svantaggiata, se si può dire. In questo senso, e quindi lavoriamo artisti, gente che si occupa di cultura, di un po' far cambiare le cose. Per esempio, io lavoro con la tessitura come hanno fatto da millenni le donne, però lo faccio in modo moderno, innovativo, usando altri materiali, però non faccio altro che raccontarmi come donna e combattere per proprio la libertà della parola, dell'esserci della donna. Penso che la cultura, l'arte, la scuola sono l'unica via di uscita e quindi mi auguro che tutte le ragazze studiano, tutte le ragazze devono avere una consapevolezza dei loro diritti, la voglia di essere nel mondo, sempre portando magari anche la loro identità culturale, però deve essere una scelta loro, mai imposta da nessuno.